mica il caldo. Il caldo della luce, attenzione, si spacca di caldi della luce. Tipo la lampadina qui. Allora, dovremmo essere live, Poco vediamo adesso se... mi si riempie di sudore. Mi abbronzo. Se Sto morendo. Piano sto morendo. c'è No, qualcuno in chat perché ci avvisi di quando è live, io sto controllando per sapere se tutto va bene. io metto il link intanto. Tra poco arriva anche Sirio, dovrebbe esserci già Umberto. Chiedo scusa in anticipo a tutti, ma questa è la Sì, però situazione. almeno la faccia, Matt. E minchia. Almeno la faccia. Ok, siamo ufficialmente live, mi vedo, mi autovedo in E live. Ale se n'è andato. Così è andato. Così, se ne va. È andato qui. Ha finito la live, ragazzi. Si è sciolto Si è sciolto, lampadina. è andato. Grossissimo Ale dal basso, guarda, guarda. Sto facendo test, non... Si è preso il tipo il ventilatore che si è preso. Si è preso Niente, tipo le non ventoline, gli sai piace quelle su cui questo. appoggi sopra il portatile? Ah, Qui se sì. le sparo in faccia. Tu puoi essere già via la partita, così ci incominciamo a Sì. Sperando non mi esploda il PC. Pum. Fine live per sempre, ragazzi, Pronto? però. C'è Sirio. Regalateci una webcam I remember seeing the decente, per potential favore. homesite as we came through Ciao town. Sirio. Ciao Ready. Siri. Salve Sirio. Sirio, abbiamo una domanda tecnica per te. Io ho inserito Umberto tra i moderatori, ma non gli appare la spadina che appare a te, quindi questa è la domanda tecnica. Se non hai sbatta, ci pensiamo la prossima volta, comunque tranquillo. Sto invitando loro tre. Tra l'altro loro C'è non vedono Cilia. Ciao la... Ciao Ilia. Loro no, incredibile, non vedono la belli. schermata. Comunque, invito tutti e tre. Ciao ragazzi. Io sarò. Ciao. Vedete Vedete il tablet? Così? il Sì, laggo. Non vediamo nessun tablet, no, tranquillo. la voce fa un po'. Ciao ragazzi. Una roba del Ma genere. allora non si può, raga, non si può. Adesso sì, adesso va bene. Salve Trust Alfar. Ciao Trust. Ormai per me è Benvenuto. Trust Alfa e basta, ormai Trust. non... Io non riesco a Oh, leggere è una uscito, è giacca. uscito, è uscito, mi ha preso, mi fa male, mi fa male. Allora, cosa facciamo oggi mentre loro sistemano le cose? Mi sa che è il mio computer che sta tirando le cuoia perché va tutto lento. Cosa sta facendo? Perfetto. State of Decay 2. Sempre meglio queste Mamma mia. live. Ci stiamo autodistruggendo ogni puntata. Ogni volta c'è qualcosa che non va, nel senso Ma che ci stanno forse... dicendo Ok, grazie Sirio esplicitamente che per la la prossima risposta. dobbiamo fare live e dobbiamo fare solo podcast. Registreremo di più, va bene. Alla prossima, al posto di un quadratino con la persona ci sarà una lapide. Ragazzi, purtroppo non ricordo. No, comunque, accettate il cazzo d'invito. L'ho accettato, non so che è successo. Allora, mi Non so cosa è partecipo. successo. Che senso? Cioè, è davanti al computer. Stavo guardando Allora, grazie. il telefono e non ho visto che è successo, tipo se, come se fosse Allora, crashato. dai, un'introduzione come Si è si spento il deve. roller, ma c'è qualcosa che funziona stasera? Un'introduzione come si deve. Innanzitutto ringraziamo Sirio che si è speso un pochino del suo tempo ieri sera a Grazie, Sirio. farmi settare un paio di cose. Adesso c'è pure il link che gira, anche se in realtà ovviamente le persone che sono qua già sanno tutto, ma un giorno ci sarà gente nuova. Cosa facciamo stasera? State of Decay 2, per la seconda volta non teniamo fede alle nostre promesse. La prima volta avevamo promesso appunto che ci saremmo avventurati in una storia di Sea of Thieves, non l'abbiamo mai fatto. L'altra volta abbiamo promesso che avremmo fatto una revenge live contro il gufo, non lo Non è vero faremo. per niente. Però abbiamo deciso di provare State of Decay, è disponibile sempre con il Game Pass. E cosa abbiamo fatto in State of Decay prima di andare live? Sostanzialmente solamente il tutorial, che è una sezione di giocato in cui ti fa un attimino vedere come muoverti, eccetera. Ti spiego un attimino co come si sviluppa il gioco. Per il resto abbiamo fatto niente, dobbiamo ancora gruppare e andare verso la prima casa che potrebbe essere il primo rifugio fattibile per noi. Uno dei problemi, secondo me, più grossi di questo gioco è che al buio, ragazzi, non si vede niente. Per niente intendo niente.
Infatti non so voi se vedete bene. Nero, cioè una cosa. Ma infatti sulla live è un po'. È un po'. Grazie a Trust Alpha, se torniamo volentieri. Eric mi dà l'errore come al solito 1600. No, allora adesso ci siamo rotti il cazzo, l'abbiamo risolto prima apposta. Ma non è una cosa. Cioè, non è una cosa che è risolta definitivamente. A volte succede. Queste quindi sono le grandi esclusive Microsoft. Ma ragazzi, voi invece che dell'host. Ok, uno è qua, ragazzi, incredibile. Mani 4-4-2-1, proprio lui. Lo picchio. Io sto arrivando, sto riaccendendo. No, l'altro problema, secondo me, cioè non senza secondo me, è oggettivo questo. Cioè, State of Decay, la grande co-op, invitarsi è un dito in culo. Boh. Io sono ancora in attesa dell'host. Beh, sei meglio di me, comunque. Comunque, Trust, sì, magari qualche volta giochiamo assieme, perché vorrei continuarlo comunque anche io, Sea of Thieves, che sia in live o guarda meno. Guarda, adesso Sirio, visto che mi ero un attimo frizzato, scusate, colpa mia che stavo smanettando con le varie... Adesso sì, effettivamente Sirio, perché è notte, quindi dici ok, non si vede un cazzo, non c'è luce, anzi in realtà la luce che c'è non si capisce esattamente bene da dove arriva. Però quando diventa tramonto, che è la sezione del tutorial, dove il sole c'è, ma ci sono ombre molto allungate, le ombre sono completamente nere, nonostante ci sia comunque molta luce. Ok, mi sto unendo, ce l'ho fatta. Scusate grande delay, però qui ci si può far poco. Esatto, Sirio anche. Sì, Umbe, tutta la luminosità già al massimo, ho provato sia in game sia con il monitor. Crea solo un effetto blu astro, ovviamente, appena alzi, ma non risolve quasi nulla. Ah, adesso di notte effettivamente ci sta. Ma io ho fatto un pochino oltre del gioco, sono un pochino oltre, ho stabilito la base, quindi qualcosina ve la posso dire anche io, ma giusto due o tre cose. Appena entro, e vabbè, appena entra anche Matt effettivamente. Sono entrato, ma lagga tutto alla grande. Mi sentiamo anche noi, sì. Sì. Live piegata, dei problemi tecnici. In realtà, comunque, per sopperire i problemi tecnici mi parlerò un pochino del gioco. Sembra particolarmente sfizioso perché ti presenta tutto un sistema di gestione delle risorse legato a trovare un posto dove insediarti col proprio gruppo. E nel frattempo Rainer corre sul posto. Cosa? Stai correndo sul posto nella live. E, ripeto, risorse da accattare qua e là in zone abbandonate, case che possono diventare insediamento, ma soprattutto c'è una crescita vera e propria di una community, interna al gioco, di cui tu in quanto leader poi puoi disporre a tuo piacimento, e quindi è molto sfizioso, ecco. Poi anche il sistema di combattimento, adesso non è che abbiamo visto molto, però dal tutorial sembra molto semplice ma abbastanza ben fatto, sfizioso da utilizzare. L'HUD molto ben fatto per il momento, direi che non c'è proprio nulla da dire. Vediamo poi un po' come si sviluppa, però è il primo gioco che ho provato apposta per le live e che dico ma che sei bello, quasi quasi lo continuo, dico anche da solo, comunque in generale mi viene voglia di continuarlo, mentre gli altri due a metà. Grande Paolo con ci la sua, grande Febbio, salutiamo. Esatto, questo è Nintendo Multiplayer Experience. Ciao a tutti. Nel frattempo qua c'è sempre Matti che corre sul posto. Sì, io altro, inquadra il cartellone, Eric. Dov'è? Qua, diciamo, questa scala qua. Salendo su in alto, praticamente, io la cosa che ho fatto prima di chiudere, quando abbiamo provato prima, ho osservato, ci sono dei punti di domanda, praticamente, quindi li osservi un po', ti si carica la barretta e sblocchi, diciamo, una zona da esplorare, che poi ti si sbloccherà appunto sulla mappa e puoi andarci. Però prima bisogna andare in punti elevati come quello, tipo un po', diciamo, le torri, ecco, di Assassin's Creed, però devi comunque guardare tu, inquadrare tu, non ti si sblocca in automatico appena ci sali, ecco. Ragazzi, un secondo su Telegram, per favore, dico a io non posso andare, no. Aspetta. Un attimo. Ah, figo questa cosa, non me ne ero accorto prima quando ero spawnato qua. Io sto riprovando a unirmi perché il gioco o mi scade l'host o dice che c'è un errore sconosciuto che non ha senso, e quindi sto riaccendendo il gioco. Anche a me. Che casino. Niente, piegati dalle strutture, le infrastrutture Microsoft in questo caso.
No, mi dispiace perché abbiamo fatto, giusto per non fare la figura dei completi idioti, abbiamo fatto una prova prima di cena appositamente per riparare problemi che si sono puntualmente presentati interni al gioco. C'è un problema abbastanza conosciuto. LOL, cosa sta facendo? Morto. Infatti si è fatta malissimo. Cioè, ci sono dei problemi di connessione. In realtà li avevamo risolti, eravamo entrati poi in partita. No, mi si è disconnesso pure a me, tra l'altro. Mi si è disconnesso adesso. Non so cosa è successo. E niente, ragazzi, si fa il toto e tre, quindi... Sì, ma però, cioè, non è possibile comunque che veramente non si riesca a giocare, cioè, boh, non so. Cioè, no, mi stupisce, perché comunque è un gioco fatto cioè appositamente per sta roba. A parte il fatto che sto morendo malissimo. Cioè, adesso sono andato un attimo, per carità, sono andato su Telegram, va bene, col tasto Windows. Ma ti devo rinviare o okay, ti stai... No, no, adesso rientro, rinvialo, però, rinvialo. Cioè, ma poi anche sta cosa delle companion, cioè, ma veramente, ma io non so. Mi spiace, sì. Matte vuole abbandonarci, che si trova poco bene con il computer in generale. Non è che voglio abbandonarvi, che è la per forza di cose. Purtroppo la connessione di Matt oggi non ci aiuta stranamente, proprio stasera, incredibile, come al solito. E niente, mi sa che ci abbandona. Dobbiamo fare le live, quando dobbiamo registrare sempre qualcosa. Gli altri giorni... O è il podcast, o sono le live, internet decide di andare contro di noi. E un'altra volta il problema dell'host 1600, lì abbiamo tolto il gioco. Quello lì, guarda, secondo me è il NAT comunque che fa storia, perché boh. La butto lì, ma di solito a volte lo fa, a volte no, è quello il fatto, cioè oggi non l'ha fatto. Ragazzi, live sfigata, voi vi direste, ma questi coglioni non potevano pensarci prima? Ci abbiamo pensato prima, ma evidentemente non basta. Non basta, perché, cioè, perché non possiamo ancora controllare lei. Quindi donate, donate, non sappiamo che non servono i soldi per una casa nuova. Ma voi donate tutto. È il conigliastro che ci blocca, posso confermare. No, cringe la situazione, ammetto, però... Per fortuna sono le test live, non test, non live vero e proprio. No, infatti, questo sì. Ringraziamo, attenzione. Se andiamo avanti così sarà sempre test, così mettiamo le mani avanti. C'è anche Nicolò che ci sta seguendo. Ciao Nicolò. Hai scelto proprio la serata giusta. Hai scelto la serata peggiore possibile perché sta andando a prima ora. Matt che... Non so, ogni tanto si muove, ma non fa rumori. Ah, tra l'altro, l'altra volta volevo provare una live PS4 e a me tipo non riesco a fare le live da PS4. 8, cioè. Esatto, sì. Neanche quello, cioè, riesco. Oh, attenzione, posso unirmi? Allora, io direi questo. Se Matt riesce a rimanere comunque con noi, con l'audio... Lui potrebbe fare una sorta di Toto e 3 mentre noi giochiamo. Ma manco mi sentite con l'audio. Il fatto che l'audio... ma spegni il video, tanto non ce ne facciamo niente. Spegni il video, ma tienimi il pantone di merda, perché sennò si sminchia tutto il resto. No. Aspetta, devo mettere un'immagine. Suggeritemi un'immagine da mettere al posto della mia faccia. Adesso la salfa la dici lunga con tutti i pacchetti di Star Citizen. Sì, stavo leggendo. Star Citizen sarebbe stato un acquisto un po' strano. Una foto di Sabaku. SpongeBob. Sabaku nudo. Ma perché? Perché devi fare questo? Ma questo qua è il nostro futuro mod, scrive queste cose. Cioè, in che mani siamo non lo sappiamo neanche noi. Mi raccomando, vedo Ale, ragazzi, vedo Ale. Se Ale arriva possiamo cominciare, così smettete di vedere me che corro in giro. Facciamo un po'. Io? Ma io sono qua da mezz'ora. Ah, ok, allora andiamo. Matteo, ci spiace averti escluso. Ok, invece era Mattia che stiamo aspettando. No, era Mattia che doveva. Chiedo scusa. A me sta ancora in attesa dell'host. Non so che gli è preso stasera. È veramente... cosa, Io non ho parole. Cioè, non è proprio possibile. Ma perché tutto stasera? Scappa. Ma si accende? Sì, però non c'è il fuel, se vedi, non dovrebbe partire. Ma puoi fare proprio il madman. Vedi, se vedi il... facciamo un minimo di setting. Allora, questo è il mio eroe, il mio leader, che non vedete in faccia perché oltre a essere di colore è pure tutto buio. Questo è il mio leader. Si può scegliere all'inizio della partita. Si può scegliere un po' che leader scegliere. Ognuno ha un obiettivo diverso e sostanzialmente la partita... finisce quando l'obiettivo del leader è stato raggiunto, tutte le persone, tutta la comunità costruita, le risorse vengono mantenute e si possono utilizzare in partite successive anche cambiando leader. Niente, Mattia ha slogato di nuovo.
ha lasciato la partita. Che si fa in sto gioco, Nicolò, come dicevo prima, sostanzialmente è molto, sembra molto sfizioso. L'obiettivo è quello di sopravvivere all'apocalisse zombie. Si sceglie un personaggio all'inizio della partita, una coppia di personaggi che costituiscono, uno costituisce il leader, che costruisce la community sostanzialmente di persone che vengono, come posso dire, con cui si forma il gruppo per la sopravvivenza. Si trova una casa in cui ci si stabilisce, si fa razzia delle strutture limitrofe ormai abbandonate e si cerca di compiere l'obiettivo del leader. Una volta che compiuto l'obiettivo del leader, tutte le risorse guadagnate, come dicevo prima, appunto, si possono mantenere, ma la partita, diciamo, si conclude e si può iniziare con un altro leader. Sì, è ultimo online, esatto, posso confermare assolutamente. No, ma non si legge. No, ma ti vediamo, vediamo se è bellissimo, Matt, però devi togliere la sfocatura, secondo me. No, l'ho già tolta. Non credo. Ma Matteo, no, perché se n'è andato? Secondo me non riesce a loggare. Sei bellissimo, Matt. Sei proprio il top del top. Ma quello zombie. Vabbè, ascolta, Mattia, se dai un segno di vita entro due minuti, se no noi partiamo e voi aprite, fate un attimo un recap delle tre, che comunque volevamo farlo lo stesso. Però vabbè, vabbè, giochiamo io. Preparo due cose. Era un'idea che volevamo fare in ogni caso, come riempitivo, la teniamo così loro due, che purtroppo per motivi tecnici. Più che altro fermatevi subito se mi sentite laggare tanto. Ti sentiamo abbastanza bene adesso che c'è solo audio. Incredibile. Quindi. Ecco, l'ha detto, è laggato. Però si capisce cosa stai dicendo. Ma intanto la vita, la fame scende. Sì, sì, però qua stiamo morendo. Incredibilmente. Mattia non dà più segni di vita, non so se è su... Su Telegram ha messo qualcosa. Adesso controllo. È un po' scuro, sì, è scuro, boh. A me in realtà un po' meno, cioè dagli screen, almeno Eric mi confermi che da me è meno scuro, oppure è scuro uguale. Ah, dove lo vedo il tuo, scusa? Avevo messo la foto del piazzale delle macchine su Telegram, lo screen. No, lo vediamo più o meno uguale. No, è buio proprio. Sentite? Cioè. Ti sentiamo, Mattia, sì. Vai, dai un ultimo try, se no okay. Sentito cosa ho detto prima. Ok, chi non riesce a entrare, Mattia, ha fatto la frequenza. Provo chi non riesce a entrare, ha fatto da te, sembra una punizione. Sembra la mano del bambino che si chiude, esatto. No, prima di giocare a nascondire. Ma mi sento adesso un po' la carne. Sì, sì, sentiamo. Io ti vedo, ti sento bene su OBS. No, Umberto non si sente. Ma io ti sento. Mi senti bene adesso, Umberto? No, chiedevo a Umberto perché è in chat, quindi magari non so perché in live magari si sente peggio. Okay, ora dice di sì. Partecipa alla sessione, ti prego. Dai, l'ultimo try, se no noi partiamo, mostriamo un pochino l'inizio del gioco, vediamo se ci piace e ci parlate un po' del Toto 3 che avevamo preparato. Tra l'altro il Toto 3 io al vostro... abbiamo fatto un pezzo. Lo direte in live anche voi. Cosa? Mubot dice che... Ma se aspettate qualcosa di improbabile. Niente, perfetto. Buona, loro fanno il Toto 3, perfetto. Noi andiamo bene. Ale, il nostro obiettivo è andare alla casa là in fondo per stare. No, aspetta, no, niente. Sta ancora cercando di unirsi, dai un secondo. Dicevo perfetto perché nessuno risposta. Comunque, Mubot dice che Tricast sta stimando 18 minuti e 24 secondi. Dice, Mubot, 18 minuti e 24 secondi di dolore. Esatto, ma Mubot esatto. È solo l'ennesima chimera di Sirio, lo comanda lui. È solamente unisciti. L'ennesimo tool per schiavizzare. Unisciti. Siamo tutti in grande apprensione. Nel frattempo la scritta sono morto diventa sempre più grossa. La connessione lost. No, volevo metterla che si. Max Tuner, signori, Max Tuner si è unito alla partita, signori. Veramente. Allora, se volete scommettere che in chat quanto rimarrà Mattia in partita, cominciamo subito. Chi vince? Eric, leggi la chat. Ok, sì, sì. No, quello che mi ricorda un pochino questo gioco, effettivamente, vedete, quando fa lo swing, così, un pochino me lo ricorda Moveset di Dark Souls, effettivamente.
Vedete che comunque c'è quel tipo di moveset. Sì, sì. È proprio chiaramente ispirato. Poi c'è il dash, veramente c'è il dash che non c'è neanche. Ecco, perfetto. Le mani per Souls è stato nominato una volta in live. Bellissimo, bravissimo, sì. Ah, ok, la... No, non riconosce la cosa vocale, spero. No, siamo troppo avanti. Oh, sono entrato. Sono entrato. Dove sei? Sono sopra una roba. Non, attento alle scale, vai piano sulle scale, che sennò ti butti giù. Ecco, un altro problema è che di questo gioco non ha il fermo sui bordi. Faccio a mettermi. Che pulsante premo? Ah, vado da solo. Però devo fare una cosa di liscio. No, serio, grazie. Ok, sono in gioco anche io. Dai, stai laggando abbastanza, dai. Matt, te lo dico, che chiesto di avvisarti. Strano. Io lo sento abbastanza bene, ma magari... Ora sì? Io lo sento abbastanza bene. Ecco, adesso sento malissimo, però devi scendere, Mattia. Cioè, un secondo, un attimo. Inizio. Nicolò, queste sono le grandi esclusive di Microsoft, no? Vi prego, fermati. Cosa sta facendo? Mattia sta scomparendo sempre di più. Matt è andato, guarda. Eccomi, finalmente sono arrivato. Dai, muoviti che giochiamo adesso, va bene tutto, però non è che si può stare qua 2 ore a non fare niente, please. Sono qui. Devi scendere da sto cazzo di tendone. Io sono già giù, ragazzi, vi vedo camminare nel nulla, mi sa che sta laggando tutto quanto, Cioè, incredibile. Andiamo a casa, su. Vai. C'è qualcosa, no? Allora, cosa dobbiamo fare, ripeto, questa è la primissima missione del gioco. La mia leader, Maxine, era lasciata la partita, perfetto. Sì, vabbè, è finita qui, ragazzi, mi spiace. Fate il tot 3 dopo che spiego cosa avete facendo. Scommesso, ragazzi, mi dispiace, non ha vinto nessuno. Esatto. Questa è la primissima missione. Abbiamo nostro fratello che è stato attaccato da uno zombie particolare, con gli occhi praticamente rossi accesi. Un'evoluzione particolare di questo tipo di zombie che ci sono in State of Decay. Ovviamente è contagioso, di conseguenza lui è in pericolo di vita. E scappati dall'infrastruttura in cui siamo stati attaccati, adesso stiamo cercando insieme ad una poliziotta e ad un medico. Lottiamo rifugiarci. E abbiamo scelto la collina. Si può scegliere il posto dove andare all'inizio della partita, comunque. E si raggiunge il posto. Sì, praticamente io sono andato leggermente più avanti nel gioco. Perché puoi lottare solo tu? Ma no. Alessio, praticamente bisognerà. No, tocco tutto. Che sta succedendo allo schermo? È tutto rotto, ma non ci posso. Ma se devi dire qualcosa, però conclude il discorso. Cioè, che cazzo, cioè, cosa fai? Parli e poi ti blocchi. Cioè, cosa praticamente vuoi dire? Bisognerà stabilire una base. E da qui, praticamente c'è tutta una gestione, appunto, della comunità. E si può potenziare questa base, cambiarla e poter dare ordini via radio. Non ho ben capito ancora chi. Magari vi sono altre comunità comunque gestite da NPC nel gioco. Poi adesso sono pieno, non posso prendere niente, andiamo alla casa, anche ci svuotiamo. Praticamente si fanno poi delle missioni varie per poter potenziare questa comunità e questa base. Si avranno tipo delle costruzioni che si potranno fare, e c'è veramente di tutto, dalla produzione di energia a quella di armi e così via. Quindi è sicuramente interessante come concept. Se si riuscisse a giocare, bellissimo, difatti, bellissimo gioco. La domanda di Sirio: ogni partita è istanziata, nel senso che io, che sono l'host, gioco nel mio salvataggio, mentre chi mi joina come Ale sostanzialmente mi dà una mano e in qualche modo è in grado di tenersi le risorse che prende. E questo tenersi le risorse che prende non è ancora ben identificato. Potenzia anche il personaggio. Infatti prima ho guadagnato una stelletta in combattimento e comunque quello rimarrà. Corri tanto. Sì, anche correndo. Quindi guadagni atletica. Questa è la casa che abbiamo individuato. Sfondo tutto. I gotta watch the noise. Okay. Quindi... Allora, se però laghi tanto, Matt, ti voglio bene. A sentirmi, merda. Cosa? Cioè, sta andando tutto a puttane. Si può chiudere qua il cancello? Non si può chiudere il cancello? Niente, basta, non si chiude il cancello. Siamo destinati a subire gli zombie. Lo abbiamo aperto. Se invece di scavalcare, siamo fottuti. Non posso nemmeno io chiudere il cancello, no? Questa è la casa sostanzialmente che dovremmo... Se vedi, ecco, per esempio il mio zaino invece che ho...
che ho in spalla, che non si riesce bene a vedere adesso su una pizza. Sono delle provvigioni che ho trovato in giro prima di partire. Occupa nuova casa, perfetto. Richiede uno, perfetto. Potenziale casa, una cosa piccola ma facile da difendere, con spazio sufficiente per una piccola comunità. E il gioco sostanzialmente inizia qua, con questo trasloco. Esatto, magari adesso si chiude il cancello. Andiamo a vedere. That will let me treat this illness and eventually make the cure. Unfortunately, we don't have the resources we need to build it. Pronto? Ti sentiamo, Ale? No, no, ma è Matt. Hola. Beh, mi spiace, Matt, però, cioè, sei evidentemente piegato da un problema serio, mi spiace. Comunque qua, depositiamo il cibo. Gestiamo deposito. Allora. Andiamo a buttare giù un po'. Allora, solo un secondo, mi sentite bene voi ragazzi? In chat, fatemi sapere se mi sentite bene anche voi ragazzi, Eric, Alessio. Sì. Abbastanza bene. Perché ho recuperato una lista di ciò che dovrebbe esserci. Alle 3, quindi possiamo fare almeno un piccolo commento, se non un vero e proprio, al posto di un vero e proprio Toto alle 3. Now where am I gonna put that? Che ne dite? Sì, vai. Allora, ma qui sicuramente... esattamente come funziona il deposito. Salto qualche gioco che magari posso parlarne solo io nel frattempo che voi vi sistemate, e poi passiamo a qualcosa di più comune. Allora... vediamo un po' che c'è qui. Ho messo un po' di scorte io, eh? Ah, allora, si sta incominciando a parlare di questo leak che c'è stato da parte di Ubisoft. Matt non sta parlando più, praticamente ormai è andato. Leak di Ubisoft che parla di questo nuovo gioco di Watch Dogs. Questo terzo capitolo, e c'è anche Simone. Ciao Simone, benvenuto. In Watch Dogs, Simone. Un personaggio giocabile. C'è anche Simone in Watch Dogs. No. Benvenuto in un momento di grande disfatta per Trycast, perché il mondo ha deciso di non farci fare da questa live e quindi stiamo improvvisando un po'. Facciamo una mezza discussione sulle tre e una mezza discussione su questo gioco che è State of Decay 2. Che evidentemente... io non posso manco parlare con gli NPC. Cioè. Ma io non sto neanche capendo come cazzo funziona il deposito. Cioè, scusate le grandi gaffe, ma... Vai, deposito. Ok. Premo io. Ho messo roba. Ok. Messo roba. Ok, quindi dov'è adesso? Cioè... deposita Y, deposita 4 cibo, lo stai facendo. Perfetto. È depositato 4 cibo, adesso dove sono? Ok, non ho più lo zainetto e quindi... Se no, sono qui, gestisci il deposito, li potete prendere da qua dentro. Comunque, torniamo al leak. Questo leak di Watch Dogs, che praticamente dovrà chiamarsi... Watch Dogs 3, cioè non mi pare che c'è, forse Legion, qualcosa del genere, o Watch Dogs 3 o Watch Dogs Legion, e dovrebbe essere ambientato a Londra e dovrebbe dare la possibilità di interpretare qualsiasi NPC nella mappa. Non ho ben capito che tipo di sistema sia, ma mi ricorda un po' quei primi video di Watch Dogs 1 dove si poteva vedere chiunque su una specie di rete interconnessa e si poteva vedere la vita di chiunque praticamente. Questo qui fa il tecnico presso, questo qui fa il barista presso. Magari in questo Legion la setta dei DevSec si è ampliata e probabilmente chiunque può essere un hacker, chiunque può installare un'app sul proprio dispositivo e magari essere quindi un NPC giocabile. Questo potrebbe essere abbastanza interessante. E nel frattempo salutiamo Matt, ha scritto anche in chat che è tutto morto e non riesce. Fermo immagine io. Adesso sì, adesso è un fermo immagine. È sempre esterrefatto, cioè non è che ci sta una foto di Alessio normale, o è estasiato o è esterrefatto. Ma perché sono un fermo immagine, che cazzo? E mentre qui cercano, cioè qui stanno ancora i ragazzi cercando di sistemare tutte le armi in deposito. E questo era comunque alla fine il leak di... non si sa molto altro effettivamente su questo leak di Watch Dogs 3. Però il concept è interessante. Io sono in realtà curioso anche di giocare il 2. Vorrei giocarmi effettivamente il 2. E niente,
Voi ragazzi, Watchdog, se avete qualche parere, potete dire qualcosina. Ma a me è venuto in mente Driver, non so se ricordate. Drive? Driver. Driver? Sì, Driver, Ah, uno che degli potevi ultimi, passare da in San ogni Francisco, che macchina, è potevi, vero, esatto, potevi ricordo. trasportarti. Oh, guardate, scusate, ma il mio telefono, non so perché, si ha fatto la stessa cosa dell'altra volta. Vedo che praticamente si è bloccato, c'ha la torcia che Sì. lampeggia. Non so, impazzito. Aspetta che... Adesso riprovo a mettere IP webcam, vediamo. Ecco qua, grazie Mubot Solo che... Eric, io non capisco, cioè mi devi dire anche un po' cosa stai facendo, perché io a volte ti vedo fermo, ma giustamente sarai nei menu. Sì, No, semplicemente adesso sto cercando di vai stabilire le cose, di vedere di fare la prima, di prendere la prima missione, sì. avanti. Sì. Vabbè, comunque metti se scrivi in chat e io lo commento se vuoi. Si sta ristabilendo anche Alessio, Sì, che ditemi sembra avere i se... capelli grigi da qui. No, sei del soffitto, si vede. No, così no. Così. Che era quel rumore? Eccolo. La cosa che... no, non ci... Ma no, prima, scusami, prima era così, perché... Ah no, ok, aspetta. Così? Sì, ok, sì. Così. Lascialo così tanto ormai. No, vabbè, cioè... State of Cosa? Decay, se premi il tasto Windows si disconnette, cioè non è normale questa cosa, ma dove siamo? Cioè, Vabbè, ragazzi, da... gioco solo io, cioè cosa bisogna fare? Cioè, ma cos'è? È un'idea, Disconnesso, perché ci apriamo l'applicazione è proprio stata così. No, sospesa, please. mica, ma non è, non c'è, Allora, per dai. chi sta guardando sottofondo, anche se ormai questa live è andata pesantemente a remengo, per chi sta... io ho parlato col dottore semplicemente che una volta insediato sia stato in grado di procurarmi la cura per mio fratello che adesso si è alzato, se ne va mentre cercavo di propinargli, l'aspettate. Dove cazzo è andato? Vieni qua, coglione di merda. Dove vai? This isn't good. Cioè, sono pure schermo, bo cioè borderless, cioè non posso manco switchare un attimo. Invece niente, non me l'aveva fatta la cura, ha fatto tutto Vabbè, andiamo avanti con le tre nel frattempo che Eric Sì, ma io... somministra cura al fratello. Beh, comunque mi In realtà non ce aspetto l'ho, mi una sa. cosa così, Mattia, dai, secondo me, magari ti puoi teletrasportare nei... Non si Dice sa Nier? bene come e Ah, perché, ok. però in ogni caso, negli NPC è... Boh. No, infatti hai fatto bene a ricordarmelo. Mi ricordo appunto Driver dove potevi passare, uno degli ultimi, mi ricordo anche il Sì, nome, San da Francisco mi San Francisco, pare. perché tu in realtà è che sei in coma. Ma non è questo uno spoiler, Sì, è inizio gioco, ti viene detto. è vero, Essendo in dici. coma è un mondo totalmente fittizio e quindi puoi passare da una macchina all'altra, ma forse erano anche elicotteri e barche, mi Ho pare, non solo sceneggiato auto. Eric. Non mi ricordo i veicoli, però mi Erano un ricordo. po' tutti i Comunque, ma che veicoli, bello. e ciò ricorda anche un po' i recenti Forza, mi pare, forse un Forza Horizon, in cui potevi cambiare veicoli. In corsa, sì, forse sì. In corsa. E questo era Watch Dogs 3. Poi abbiamo, beh, sicuramente presentato Monster Hunter World Iceborne, però di questo io non posso dire nulla, al Perché lo sai in massimo. anteprima, dicevi, sapendolo in anteprima l'embargo e tutto Fanno vedere quanto. qualcosa, però ormai è presentato ufficialmente, è già Allora. stato uscita, si sa già il costo, cioè si sa già tutto, sostanzialmente non si sa. Io sto cercando di capire dove è sta stazione radio, ragazzi, se Giocato, qualcuno in ecco, chat ha sì. un'idea. Dove andare? Si dice raggiungi la stazione radio per fare un sopralluogo della Io lo zona. vedo nella mappa la freccetta arancione, Vai. penso. No, la No? freccetta arancione è un'altra roba. È il nord? No, No, la neanche. No, freccetta non c'è arancione è l'altro. Decrio curare i 2? malati. Forse Eccola qua, Simone, ti dico perfetto, la verità, deve io essere. ho un po' tirato a caso, non mi ricordo veramente. Però mi ricordo appunto un Andiamo, gioco andiamo, Alec. di auto che faceva così. Potrebbe essere. Forse anche Decrew può essere. Ah, si Poi... può fare stealth, questi qua, stronzetti. Spacchiamo tutto. Dai, minchia, ma vuole cursore del mouse, mi gira la telecamera, cioè sei colpato. Niente, vuole fare stealth? Niente, invece meno tutto. Spacca tutto. Ti ho detto che No, più che altro spaccavo perché sai tutto. cosa? Lo stealth lo fai col coltello che è infinito, quindi non rompi le armi, capito? Ah, Oops. attenzione. I'm almost out of that. E, sì, Usato il il coltello è pulsante. infinito, sì, Eric, il coltello è infinito e quello è abbastanza utile. Tornando un attimo ai giochi, potrebbe esserci, no, verrà presentato probabilmente anche Ancestors, The Humankind Odyssey. E praticamente è un gioco Immagino. di Well, look at that. Patrice Désilets, che praticamente è chiamato come, chiamato, buono, è noto Chiamala su, chiamala su. come il creatore di Assassin's Creed.
E quindi il nome è ovviamente altisonante. E devo dire che è uscito un video, l'abbiamo visto un po' tutti, mi pare, noi di TriCast, un po' di tempo fa, di un mini video di gameplay con quelli di presentazione. E mentre il concept... Solo l'os può fare, solo l'os può... Ma che cazzo giochi in coppa allora, madonna? Cioè, mi sto già odiando questo gioco. Solo l'os può fare quello, solo l'os può raccogliere quello. So... Cioè, tutto bloccato, non posso fare niente. Cioè, ciao, Ale. Qua, non posso lottare, non posso fare niente. Ma Mattia è morto? No, Mattia è frizzato, ragazzi. Ah. E niente, due Mattia oggi non sono particolarmente in forma. No, ma poi sto gioco non può funzionare in coppa. Ma cos'è, cioè... che coppa è? Scusate, sono tornato. No, non è che te ne puoi andare così, cosa fai? Prendi, te ne vai. Non so che cazzo... è successo, non ho idea di cosa sia successo. Veramente stasera, siamo veramente... Comunque, alla frutta. Creatore di Assassin's Creed, nome altisonante, abbiamo visto un video ogni tanto in passato e mi sembrava un gioco indie di quelli del team fatto da 10 persone, perché effettivamente non è stata una grandissima presentazione quel trailer di gameplay uscito un paio o tre mesi fa circa, forse anche di più. Nice. Poi, altre cose di cui posso parlare solo io. Ah, ci sarà ovviamente la presentazione di gameplay, si spera estesa, e anche una demo probabilmente. Suini e bovini. Basta. Suini e bovini. No, lo dice anche a me. Del nuovo Ori. Sta sgabbiando? Non so, il... più sgabbiando il gergo... gergo febbiano. Molto attenti che questo si butta giù. Qui potrebbe essere presentato il nuovo Ori. No, sarà presentato sicuramente una demo. Ma cosa fa? Ma i pazzi. Tanto io riesco a giocare. E Metroidvania, il seguito del famoso Metroidvania, sviluppato dagli studi indie finanziati da Microsoft. Ma chi sono i sviluppatori? Un studio. Un studio che dietro ovviamente avevano il grande supporto di Microsoft. E infatti il gioco è davvero molto bello, l'ho giocato in passato prima ancora di essere in TriCast, quindi non ho potuto parlare, però è davvero un bel gioco. Adesso che sto giocando Hollow Knight ovviamente vedo le similitudini, però Ori ha quell'estetica che secondo me Hollow Knight non ha, perché Hollow Knight ha un diverso tipo di estetica e io personalmente preferisco quella di Ori, ed è anche molto divertente, molto bello muoversi nella mappa di Ori. Ti avanti, perché non so, tu Alessio hai qualcosa da dire riguardo sulla presentazione del nuovo Ori, giusto per... Ori 2 lo aspetto tantissimo, e sembra dal primo teaser trailer che era stato questo mandato, tuo, Ale, che era... Questo è tuo, Ale. Ah, che era molto 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 figo, il 2 con miglioramenti notevoli. Siro dice che ha sempre trovato Metroidvania una definizione molto generosa per Ori. Hai visto, grande Siro che ha preso la citazione mentre diceva cazzate Mattia. Ah, non c'è tu. Ci può stare. Perché la citazione di Giovanni, infatti Giovanni abbastanza più breve, c'è poco combattimento, molto più platform. Sto morendo malissimo, tra l'altro. Molto diverso da possiamo rientra nella grande famiglia, magari non è in senso stretto, non è un metro di bene puro, però gli aspetti sono quelli. Mappa è quello, però non ha tutte quelle cose da fare magari di molti Metroidvania. No, sicuramente. Sì, che poi in realtà se ci ragioniamo sopra, Hollow Knight per essere un Metroidvania è comunque lunghissimo, perché prendi Metroid e dura molto molto meno. Come si apre lo zaino? Che qua devo raccogliere una roba e non... Sì, vabbè, lineare, sì, fino a un certo punto, perché alla fine c'è sempre la questione di poter intraprendere vari path con i potenziamenti, però... Cosa? Rientra nella famiglia. Poi c'è Doom Eternal, che verrà ovviamente presentato. Potrebbe essere presentato, secondo voi, anche direttamente alla conferenza di Stadia fra due giorni e non direttamente alla Bethesda? No, secondo me lo presentano a Bethesda e poi magari lo fanno vedere anche da Stadia. Secondo me potrebbe essere in realtà entrambe le cose, tipo un teaser su Stadia. Ovviamente entrambe. Perché tanto Stadia è prima di Bethesda, quindi se... Siccome l'avevano già, come posso dire, già presentato come gioco, uno dei giochi di punta di Stadia, secondo me è improbabile che se fanno vedere qualcosa non ci sia, visto che lo fanno come punta, come proprio
Secondo me potrebbero effettivamente presentarlo lì, perché Bethesda... Completamente sconosciuto, okay, dice Matt, potrebbe interessante. Matt dice che con Stadia avremo giochi totalmente noi, potrebbe essere, però io non credo che avremo solo roba totalmente nuova, cioè non so se hanno avuto, magari hanno iniziato anni fa, però non so se hanno avuto il tempo di, non lo so, di creare qualcosa di mostrabile, non lo so. Cassetta di consumabile, veicolo da riparazione. Per titillare l'utenza deve avere esclusive, dice Fabio. Le esclusive saranno quelle ovviamente dello Stadia Store, sicuramente, che usciranno fra non so quanto, perché dipende chi ha un lavoro in questo momento, non sappiamo nulla. Ecco perché il 6 sarà comunque un giorno molto importante per aggiornarsi su ciò che succede nel mondo videoludico. E Beyond Good and Evil 2 abbiamo anche... Ho costruito un'infermeria sotto i miei piedi. Vedi il personaggio che si alza e vola via. Sì, esatto. Se schizzava in aria sarebbe stato però speciale. Bellissimo. Beyond Good and Evil 2 che non sarà veramente presentato alla conferenza della Ubisoft. Ok, secondo ma... me Ale, che facciamo un po' di razzia mentre si costruisce l'infermeria. Quello che abbiamo fatto, giusto per chi sta guardando, è semplicemente andare a recuperare un qualsivoglia loot alla torre di radio per costruire l'infermeria, così che lui possa ultimare la cura e io la possa dare al fratello. Detta così è proprio papà, streaming sitissima, non ho neanche capito cosa ho recuperato. Comunque siamo secondo me ancora un pochino nel tutorial. Comunque Eric, tu hai davvero bisogno di dormire, mi sa, se vedi bene le icone sì, sotto la stamina e la vita. Dovresti anche curarti, perché curarmi non posso, c'è scritto al momento. Vedo, faccio una ricerca veloce qua, il loot non... è più importante. Però non hai nulla per curarti. Adesso tu non hai nulla da dare a Eric, sì, per curarlo. No. E dai qualcosa. Ma la benda morendo. Non funziona, Non funziona. Perché vediamo a dormire. Potrebbe anche dirmi vai lì un attimo a dormire. Vabbè, io giro un po', perché tanto devo... Il praticamente ma adesso il gioco mi ha avvisato. Mi ha detto, sei qua per aiutare, quindi contribuisci nell'arco. Contribuisci. So che vedi qua ho un sacco di loot bloccato, cioè quello giallo, non posso lootare. Però io non ho capito bene questa cosa, cioè... Ok, si dorme? Perché, cioè... Scusatemi un secondo. Eric, ovviamente se tu dormi dovrei prendere un altro NPC. Ok, va bene. Perché il tuo sta riposando. Un letto costruito, possibilmente. Eccoli lì, questi qui del castello. Per chi sta seguendo. E l'altro. È incredibile, ecco. Solo... Aspetta, visualizza letti, da più indietro. Cioè, cosa vuol dire? Ok. Eccolo qui. Mi spiace, vai. Ma ci sono dei problemi. Ok. Ecco. Lagga abbastanza il gioco. Quando in State of Decay 2 vai a dormire, il tuo personaggio si riposa, come vedete, e tu prendi il controllo di qualcun altro. Vedete come adesso Eric ha preso il controllo di un altro NPC che è da lì. In questo è molto bello come... cioè, un bel sistema, sì. Abbastanza realistico. Sirio se ne sta per andare, quindi lo salutiamo preventivamente. Si è arrabbiato perché del lavoro, detto che ora è un metro e vai. Sì, esatto. Proteggi il divano, obiettivo sbloccato. Non lo vedete perché non viene catturato, ma ho protetto il divano. Sto che dicendo, sulle cose. Beyond Good and Evil 2 avrà un live stream fuori dalla conferenza di un paio d'ore. Quindi effettivamente si potrebbe vedere dell'altro gameplay, però sembra sempre più essere un gioco, possiamo dire, veramente sull'orlo della cross-gen, o proprio cross-gen. Sì. Perché se no, sembra proprio essere... nuova gen, nuova generazione. Potrebbe non anche essere... Non esce a breve, quello è poco. Me lo giocherò su Stadia. E come avete già visto anche dai video passati, sicuramente molto interessante, perché pone un concetto... alla nome Sky, di scala ridotta, veramente molto interessanti, con i pianeti che hanno un loro life cycle, una loro rotazione, cambiamenti in tempo reale con meteoriti che possono cadere e modificare la struttura del pianeta, città presente all'interno di questi pianeti, pochi sistemi ma comunque grandi nell'esplorazione, un sistema di scala che passa dalla nave madre a navi più piccole fino a te singolo personaggio, quindi paiono esserci tre sistemi di scala di grandezza, è molto, veramente molto interessante, collaborazioni con artisti esterni che non fanno molto piacere a Sirio, perché non era ben chiaro come si svolgono queste collaborazioni, ne parlavamo l'anno scorso, dovrei un attimo approfondire, di artisti esterni sia dal punto di vista musicale sia dal punto di vista del concept art.
Quindi sicuramente molto interessante come sto progetto. Sto mostrando tutti i menu, comunque siamo abbastanza profondi, al di là del fatto che è abbastanza sporco graficamente, ma sembra un gestionale molto carino, mi fa venire voglia di scolparlo un pochino di più. Non in coop. Peccato che la coop non sembra eccezionale, perché sinceramente... Ma poi non si capisce perché. Cioè, perché è così limitata? Ma dammi il loot doppio, ma chi se ne fotte? Voglio divertirmi, cioè, io non so. Boh. Quindi, cioè, adesso Alessio non può cercare. Allora, nella mia parte. Mappa ci sono solamente delle casse che hanno il vostro segnalino. Quelle le potete aprire voi, potete lootarle voi. Tutte le altre sono mie. Ma ne abbiamo prese tipo due di Ale, se va bene. Io sarà la decima che loot. Sì, adesso io sono entrato, entro dentro, ce n'erano due... Due, sì, due per me, due per... Però, cioè, boh... Oh. Ce l'abbiamo la tanica di benzina per la macchina? Dovreste trovarla. Se trovate tipo un edificio che sembra palesemente un garage come una sala cinesca, lì c'è sicuramente. Andate a vedere. Però vi serve, mi sa, uno zaino speciale. Un edificio che assomiglia a un garage. Dovrebbe esserci anche una sala cinesca da qualche parte. Ma mi pare dovreste avere uno zaino. Presa, quindi aspetta un attimo che vado a vedere. Nel frattempo che Eric vede, Sirio diceva che. Chiarimmo già l'anno scorso la questione, in realtà non sono non sono donatori, ma sono collaboratori veri e propri, quindi dovrebbe esserci. Sì, però sto zaino grosso volevo posarlo. Qua Aliette, scusa Mattia, hai ragione, scusami. No, figurati. Vieni qui? Esatto, lì premi Y. Ah, ok. Perfetto. Possiamo andare alla sua macchina, segui me, vai pure avanti, Mattia. Quindi collaborazione, quindi sicuramente è una cosa più virtuosa di una donazione che magari appunto che potrebbe dimostrare che la software house non ha le risorse o non ha tempo né voglia di cercarsele o magari le personalità che cerca sono impegnate altrove e quindi comincia a fare una sorta di richiesta un po' banale all'audio. Ah, c'è il fucilazzo! Sì. Poi c'è Fabio che dice che brutto questo State of Decay 2, capisco perché è molto successo. In realtà non mi sono mai informato di della storia del secondo. Guarda che bello, Fabio, cioè adesso lascia perdere la nostra live, però sì, no, di roba, eh. Allora, in singolo io lo giocherei, sinceramente, perché sembra... La B. Sembra un Project Zomboid... Tieni premuto B. Devi tenere premuto leggermente B per abbassarti. Okay. Sembra, per chi conosce, un Project Zomboid in 3D, perché Project Zomboid è la stessa cosa di questo gioco qui, solo che dall'alto visuale isometrica. Ciao Sirio. No, ma è il gioco di Zomboid. Ciao Sirio, grazie cioè, a tutto. Non è figo chiaramente come un Dying Light, però ha molta più roba interessante. È molto, cioè, molto simulativo perché simula perfettamente la comunità, un sistema di morale, un sistema di comunicazione. Vediamo che si è buggato il cono stradale. Tanto che avevo sentito da un ragazzo che aveva giocato che a un certo punto aveva cominciato veramente tra sfighe varie a infettare gente, a perdere risorse, tutto, che poi ha fatto un game over totale, ma dopo parecchio del gioco, cioè proprio anche punitivo. Ha fatto casino, boh. Sì, ho fatto casino perché mi ero rotto il cazzo di cercare di anni. Sì, se sparate e cercate velocemente nelle casse per chi sta seguendo, fate rumore e così attirate gli zombie. Non sempre, però, dipende. Probabilmente dipende se ovviamente c'è qualcuno, Sì, ovviamente, sì. Se avete abilità che attutiscono il rumore, viene da sé che non li attirate. È molto bello anche in State of Decay 2 come ci sia un bel feeling per il melee, cioè tu ti attacchi, cioè non è un melee che tu dai colpi a caso all'aria e forse colpisci il nemico. Il nemico lo colpisci veramente e senti veramente l'impatto dell'arma contro di lui. Molto belle anche le mosse di combattimento, se poi le vedete anche mentre stanno giocando i ragazzi. Un rumor interessante è apparso su Halo Infinite e praticamente cioè il rumor dice che dovrebbe essere presentato nella sua versione next gen, quindi Halo dovrebbe apparire nella versione Xbox One 2, non si sa. Ciao Fabio, buona serata. Ciao Fabio. Chi siamo rimasti, giusto per capire, scrivete in chat. C'è Simone che è rimasto, c'è Trust non mi ricordo se è andato. Non posso prendere quest'acqua perché è troppo pesante. Andiamo alla macchina, così possiamo lasciare giù la cosa e arriviamo qua in macchina. Tutto giusti zombie. Vattene Fabio, stanno facendo bene. Vattene via. Dovevi andartene? Grazie Paolo, ma sempre Fidelis, cosa che è la prima volta che vieni. Ma vai a cagare qua. No, scherzo, grazie Paolo. E dicevo... Anche queste situazioni disastrose. Ora ve lo cerco un secondo così ve lo leggo per bene, perché l'ho visto su Facebook poco fa.
certo, adesso Halo 5 minuti, 10. Certo, si spera. No, perché è una cosa è importante la questione. Non parliamo, importante. Certo. No, hai ragione, perché è importante, perché se veramente non riescono a fare manco Halo adesso. No, dice Halo Infinite verrà mostrato in versione next gen alle 3 2019. Sarà il primo videogioco propriamente next gen mostrato alle 3. E girerà infatti su hardware simile. Io sono stanchissimo, però. Girerà su hardware simile a quello di Xbox Scarlett. Non così si può dormire in macchina, sarebbe figo. È ovviamente un rumor. Però sarebbe interessante vedere insieme appunto a. La macchina è partita, ho messo il carburante. Insieme appunto a Beyond Good and Evil 2, un titolo veramente next gen. E dovrebbe girare su un, come detto, hardware. Un hardware simile a Scarlett. Quindi è probabile che faranno intravedere qualcosa di Scarlett, tipo, che ne so, il pad, come ha fatto Sony a tempo addietro con la PlayStation 4. Pensate se è quello a banana nella PS3, eh? Questa è una notizia interessante su Halo Infinite. Poi la Master Chief di ovviamente poi c'è anche se se ne sa molto poco, dovrebbe essere questo titolo di From in collaborazione. Che stanno facendo? Dove è volato via? È volato via. Ti sto salvando dagli zombie. È velocissimo questo. Ti sta salvando dagli zombie. Che ce n'è uno velocissimo. Vai, vieni su. Distrugge la macchina. Allora. Comunque, figata, si ricarica un po', mi sa, se sei seduto in macchina. La stanchezza. È la stamina, sì. Ma che è preciso. Dicevo, il titolo di From in collaborazione con Martin, lo scrittore delle cronache del ghiaccio e del fuoco, anche conosciuto come il tema di spade. Di cui prendi, non si sa molto. No, cazzo fai, Ale, prendi dal baule un sacchettone e portamelo nel deposito. Chiedo a Eric, perché Eric forse lo sa sicuramente. No, forse lo sa. Ma il game director non dovrebbe essere più Miyazaki, ma quello di Dark Souls 2, giusto? Perché? No, chiedo. Non è ancora stato annunciato il progetto, quindi. No, il rumor che girava riguardava questa cosa, però non lo so, chiedo. Magari potrebbe, visto comunque il progetto molto vicino a Sekiro, però in realtà non sappiamo niente, magari è solo... Ma alla fine Miyazaki figura come supervisor un po' dappertutto, quindi sì, boh, sono in posizione un pochino... Anche perché è il presidente Miyazaki, no? Sì. Quindi boh, non sappiamo neanche bene poi. Poi si dovrebbe rivedere The Sinking City, dovrebbe essere... l'hanno rimandato alla fine di quest'anno, puoi vedere? Ah, hanno rimandato anche Shenmue 3, ho letto, tra l'altro, uscire agosto e esce a novembre. Proprio vicino a Death Stranding lo fanno uscire, così sono sicuro. Ah no, scusate, dovrebbe essere 27 giugno l'uscita. Però... Lo so, Ale, che non stai capendo un cazzo, appena c'è la nuova missione ti avviso. Lo so, purtroppo, boh. Il gioco mi sta anche piacendo, però sembra da giocare più in singolo che in coppa. Ma guarda, io in singolo ti dirò che mi sta mettendo la grande voglia di ricominciare un attimo, rileggermi bene tutto, ma rigiocarlo, perché ci sono tanti indicatori, tante cose a cui stare attento, risorse eccetera, crafting, bla bla bla. Infatti io mi sa che vado a dormire, vediamo se mi cambia il personaggio. Tra l'altro sì. Giusto per nota, anche per Ale, per gli altri che magari non ce ne sono accorti, tutti i piccoli luoghi in cui siamo stati adesso sono effettivamente conquistabili se hai abbastanza persone per metterli lì o abbastanza reputazione. Cioè puoi andare lì e reclamarlo e quindi costruire, quindi ti puoi proprio espandere. Comunque vai pure avanti con From. Sì, no, dicevo, Sinking City, sì, esce questo 27 giugno. Dovrebbe comunque essere presente alla conferenza con una demo probabilmente. E non vedremo forse niente sul palco perché non dovrebbe essere... presentato sul palco. E niente, i giochi di From sono veramente poco, a parte per la collaborazione che è il rumor, e quel rumor che ho già detto riguardo al fatto che il director dovrebbe essere lo stesso di Dark Souls 2. Se poi sapete voi altro, ditelo pure, altrimenti vado avanti. Sono fucilato di precisione pure io adesso. Perfetto. E allora parlerò di Star Wars Jedi Fallen Order. No, boh, FromSoft, dai, aspettiamo, tanto uomo. Sì, no, ma non gli interessa.
No, interessa relativamente, nel cosa? Senso, cioè, finché non lo vediamo. No, finché non lo cosa? Vediamo, cioè adesso si può parlare caccio dalla partita. Del nulla. Ma dov'è il dottore di merda? Mi dice incontra il dottore. Matt, clippalo, clippalo, per favore, voglio vederlo dopo. Ma non c'è il dottore di merda. Accoglie James nell'infermeria, ma non... Ma c'è il fuoco amico? Non lo so. No. No, però hai scelto il sangue. Dicevo, altro gioco interessante che avremmo stato all'EA Play è Star Wars Jedi The Fallen Order, di cui si è visto solo quel trailer. È incredibile, non vedevamo l'ora. Che in realtà a me è interessato quel trailer. Il trailer però mostra... orribile, dai. Cioè, sul trailer non lo so perché, cioè, adesso dicevo abbastanza orribile, invece l'ho trovato abbastanza interessante perché mostra comunque... Sembra mostrare un setting di storia abbastanza ben costruito, almeno presente... È interessante da vedere il personaggio, la scena dove salta rallenti proprio, vabbè, cioè. Ma io l'ho vista tanto terribile, devo dire la verità, non l'ho vista così terribile quella scena. Poca personalità, cioè, sali molto già visto, poi ho molto già visto, ma non so, per carità, magari poi è figo, però non so, cioè quel famoso gioco single player che rimandano da anni, che non riescono mai a fare, volevano fare la qualità Naughty Dog ma non riuscivo, non so. Non interessa, ma perché non interessa Star Wars, però immagino che a chi interessi come a te. Sì, vabbè, devo dire che non interessa molto, anche perché seguo comunque Star Wars come universo. No, mi interessa il setting con un mondo dominato appunto dall'impero. Di questo Jedi. Di questo Jedi che comunque si nasconde alla vista. Magari ci sarà qualche sessione di gameplay proprio nelle città, sarebbe bello finalmente. Un gioco a parte gli RPG di Star Wars, no, Toretto praticamente, Fast and Furious. a parte gli RPG di Star Wars, dove si finalmente riesce a fare un po' di free roaming in una città, tipo simil chorus, canto, qualcosa del genere. Oh, oh, ci c'è! Oh shit, oh shit. Poi è pieno, attento, attento, è pieno. Vai, vai, Marco, Mattia. Sto cercando perché le liste qui finiscono. questa cosa vorremmo vedere. Vabbè, mica, ragazzi, c'è Game Pass su PC confermato, con 100 più titoli, sì. Non si sa esattamente quali, se no ci sono mezzo morto. Non si sa esattamente quali, ma 100 più titoli Game Pass su PC, quindi io mi aspetto di vedere un po' dei titoli grossi, diciamo grossi, importanti, belli che ci sono su Game Pass. È un abbonamento che potenzialmente è colossale, potenzialmente potrei fare, non dico da subito perché già c'ho questo, però è super interessante. Tra l'altro voglio vedere cosa succede a chi ha l'abbonamento console e lo usa su PC per il Play Anywhere. Cioè, secondo me saranno in qualche modo connessi, visto che c'è la voce appunto che... In realtà siano due cose che abbiano lo stesso nome ma completamente separate, proprio anche come parco titoli. Non lo so da dove sia nata questa voce. Qua c'è un pacchettino per te, Ale. Il parco titoli, diciamo di sì. Qua c'è un pacchettino per te, perché comunque non è, alcuni giochi che sono disponibili su Game Pass console non esistono proprio su PC. Quindi, per forza di cose. No, assolutamente, però sai, cioè un conto è dire, mandare fuori rumor o parlare del fatto che l'abbonamento è completamente differente. Niente, in due non si può passare. Ma devi venire di qua, vieni di qua, vieni di qua. Hai preso questo pacchettino? No, qua c'ho roba. Vabbè. Dicevo, un conto è dire, è completamente diverso. Un conto è dire, ragazzi, lo stesso abbonamento, però per ragioni tecniche i giochi che non esistono su PC, come per esempio quelli retrocompatibili 360, non ci saranno. Semplicemente vuol dire che l'abbonamento è lo stesso, ma tranne appunto quelli che non possono essere portati. Invece gira proprio la voce che sia qualcosa di una selezione completamente separata, che magari ha dei punti di contatto... Ma li ha in maniera incidentale, ecco, non perché ha lo stesso abbonamento. Che mi sembrerebbe strano, insomma, ecco. Vabbè, sarebbe un po' strano anche perché c'è due abbonamenti, uno vuole giocare anche su PC, cioè deve farlo. Infatti. That's gonna complicate things. Stai zitto, puttana. Volevo dire. Lo story, sì. Devo parlare con Jen. Dove cazzo è la Jen? Altri giochi confermati alle 3. Cyberpunk, quindi ci si aspetta un nuovo gameplay. Vedremo. Sì, però non giocato. Non giocabile. Non ho giocato il gameplay, ma non giocabile. Ok, niente demo, ma si vedrà qualcosa, quindi comunque interesse molto alto. Ma ragazzi, perché non parliamo delle cose concrete domani pomeriggio Pokémon Direct? Domani pomeriggio Pokémon Direct. Nintendo? Aspetta. Pokémon Direct. Ah, io sentivo
Sentivo un po' e poi direct. Sì, domani c'è il direct di Spada e Scudo, quindi l'hai finita la macchina? Allora, la macchina l'ha rubata, i zombie l'hanno rubata. E non lo so, Pokémon Direct, io you've been well? Hanno filato la macchina! Questo è il mio pensiero su Pokémon Direct. No, è vero, scherzo, però non so niente, magari possono dire qualcosa. Come si sa, assolutamente, Pokémon Direct è sicuramente Spada e Scudo mostrati in grande spolvero, 15 minuti di video, vediamo, insomma. Io sono anche curiosissimo del lancio di Pokémon Masters, il nuovo... Umberto, dove stai andando? Sarà praticamente arrivato. Eh? Ah, bravo Umberto. Non ho capito un cazzo. Di Pokémon Master, non ne ho idea. Però... La casa di Pokémon Master, la casa qua nel gioco. La casa produttrice di... Cioè, la casa Software House, la casa. Caldo, cioè. Madonna, che caldo sto morendo. No, ma devi raggiungere l'infestazione della clinica abbandonata, Ale. Perché non se fai niente? No, ma io non ho nessun punto. Pensavo di trovare in casa, cosa tizia. Dove devo andare? Allora? Aspetta, guida tu magari, se hai l'obiettivo. Qua, te l'ho messo, dovresti vederlo. Ah, no. Occhio, vuoi entrare in macchina? Give you, bro. You bitch. Dove è andato? No, vabbè. Cosa fa? È GTA. Vai, parti. Scambia questa enclave. No. È GTA. Non entrare. Non entra. Si è fatto il posto. Vai. Comunque dicevo, sono anche curioso di Pokémon Master perché è la nuova... app, sembra bello. 36 fps, what the fuck? Temperature over the limit. No, perché comunque la scorsa, che era Pokémon Quest, era veramente molto carino, però ha lasciato morire se stesso senza aggiornamenti, come un gioco mobile dovrebbe invece avere. Però aveva quello stile un po' che può piacere e può non piacere, invece Pokémon Master è veramente poco, cioè al di là poi sì, però è un gioco 1-1, però beh, però sono figo, dai. Tutti i personaggi ufficiali. Però guarda, ti dirò, a me, allora, siccome io comunque voglio giocare a Pokémon. Sì, sì, no, però vabbè, chi non ha sbatto di comprarsi Switch Pokémon Spada e Scudo, c'ha Pokémon Master. Hai un Pokémon abbastanza, capito, simile, diciamo, all'originale, tra virgolette. Non hai Pokémon Quest che c'hai i cubetti e vai in giro con i Pokémon. Ma cioè, era fatta molto bene, cioè ti dico, c'hai i cubetti. Sì, sì, era fatta bene, ok, ma io parlo che Master sembra figo proprio come gioco mobile, cioè quello che dovevano fare già molti anni fa, nel parere. Sì, boh, vedremo, insomma, che cosa conterrà. Io non sono così ottimista, nel senso che, appunto, proprio come Pokémon Quest, per me era figo sulla carta, però poi è morta lì. Non hanno più fatto niente, anche perché mantenere un brand del genere come lavoro è colossale, perché i Pokémon sono tantissimi, insomma, non è facile, ecco. Pokémon Go ovviamente lo sta facendo, ma Pokémon Go ha avuto anche un'esplosione colossale, infatti, chiaro che se lo possono permettere. Questo si vede che non avrà avuto abbastanza successo. Yes. Il progetto di Avengers di Square Enix. Che verrà presentato definitivamente in questa conferenza. Sono molto interessato, ma al contempo molto preoccupato, visto che c'è Square Enix, quindi non si sa mai come va a finire con loro. È un po' strano come tie-in, vedremo. Io sono curioso più che altro per, cioè, vedere cos'è. Sì, insomma, sì, anch'io vorrei capire che cavolo sia. Un po' ambizioso come quello, non lo so. Beh, ci vediamo di Square Enix. Sì. Ricordiamoci comunque c'è sempre la Marvel. C'è sempre la Marvel dietro comunque, quindi la Marvel è anche No, Marvel, c'è Disney. Disney, Marvel, che comunque hanno controllato anche lo sviluppo di Spider-Man PlayStation 4 ed è venuto molto bene. Quindi si spera che sia un controllo qualità. Controllare lo sviluppo di Spider-Man, cioè, è stato ok, fate la storia che volete voi, insomma. Qua invece dubito che... Di certo non viene il tie-in, tipo, che ne so, i vecchi tie-in dei film. Cioè, ma lo sappiamo, speriamo di no. Non posso, cioè, ovviamente Square Enix sono l'ultima arrivata, ma non è che possono dicono no, fate quello che volete con le nostre IP, mandate là al rogo. No, non credo ci sarà comunque un quality assurance da parte di Disney, sicuramente. Sì, perché Lego Avengers c'è già, no? Quindi comunque se hanno avuto libertà con i Lego, però il Lego sanno il loro, non so il loro pubblico, ma vedremo, dai, alla fine sicuramente l'annunceranno bene. Poi ovviamente vedremo, molto interessante, soprattutto per me,
Ma anche per chi è fan della Remedy, ci sarà una demo di Control. Basta, giocabile. Abbiamo già visto abbastanza di Control, vogliamo giocare, basta demo. Ci sarà demo di Control, comunque esce ad agosto, quindi la demo ci sarà. E non credo però ci sarà un'altra presentazione. Forse non ci sarà un'altra presentazione direttamente a demo però, giocabile. Ah no, niente, no, perché i DLC esclusivi PS4, però Sony non fa nulla, that's quindi good. In teoria le tre magari manco c'è. No, forse PC Gaming Show magari, con Epic, visto che c'ha l'esclusiva PC. Non ho idea. Cioè forse sì. Non dubito che facciano qualcosa in qualche conferenza. No, no, ci sarà il panel dentro il boot, dentro che parte, lì ci sarà la demo giocabile. Sicuramente molto interessante il Control. Anche multiplayer e altri siti hanno fatto un'anteprima della demo provata. Ne parlano comunque come un gioco dalle tinte Metroidvania, perché ci saranno parti della mappa esplorabili solo con potenziamenti successivi o con strumenti. Molto risicato sulle informazioni, perché dicono anche che per poter navigare e sbloccare i nuovi path bisognerà affidarsi a ciò che si conosce. Che sta facendo? Dai però, sali cazzo. Non sale, non sale. Bisognerà affidarsi a ciò che si conosce. Tutto, fa schifo. Fa schifo, perfetto. Tutti i PR di Microsoft giocare a Dumpless, non stanno guardando. E per conoscere, per capire come andare in questi vari percorsi alternativi, bisognerà ricordarsi bene tutto, perché ma con quale ritardo cosa sono usciti questi dalla casa? Oddio. E perché non ci saranno indicazioni, cioè i nomi delle varie parti del Bureau of Control, questo edificio gigantesco in cui saremo, e le indicazioni sui muri, cioè non ci saranno molti indizi. Infatti dicevano anche in anteprima di multiplayer che era un po' frustrante non avere a volte delle indicazioni, però Remedy ha assicurato che nei mesi che la separano l'uscita del gioco bilancerà un po' qualcosa dal punto di vista del chiarimento delle informazioni al giocatore. Quindi rimane sempre molto interessante come videogioco. Io lo prenderò day one, ovviamente. Invece non lo prenderò mai day one, perché tanto va sempre a finire così. Poi oppure lo prendi day one, lo inizi ma non lo finisci. No, questo lo finisco senza mai. Dying Light 2 è molto interessante. Eh sì, quello sì, cavolo. Perché sembra essere quei secondi capitoli che tentano di rivoluzionare un genere, e sono veramente curioso, perché penso potrebbe diventare una specie di ibrido tra un first person shooter di zombie e uno State of Decay 2, perché sembrano esserci quelle velleità della gestione della comunità, o comunque delle conseguenze nel mondo di gioco. Molto più del primo, anzi il primo molto non, praticamente primo. Non ce l'aveva, se no. No. Missioncina, carina, questa roba. E poi c'è Chris Avellone dietro la scrittura della trama della sceneggiatura di gioco, quindi altro, non so se, scusami se interrompo, se sono usciti altri video, se sono usciti non li ho visti, però nel primissimo trailer che hanno fatto non si vedevano quasi gli zombie, cioè era molto più incentrato sugli umani e sul campo, sì, di secondo me saranno gli umani che promettono migliorato, visto che nel primo era la cosa appunto un po' debole, perché cioè gli umani erano poco più che zombie, diciamo, sì. Quindi qua per aver migliorato quella parte lì. Io non vorrei più umani che zombie, spero che semplicemente equilibrino le cose e lasciano messe bene come sono. Non vorrei uno stare. Cosa penso io invece? Che il giorno sarà più incentrato sugli umani e magari tante sì. Più gli zombie. La butto lì, ma secondo me faranno così per dividere anche. Umberto se ne va? Ciao Umberto, addio. No, Umberto, buonanotte, ti lascio una grande trick. Sentiamo, ciao Umbe. E quindi rimaniamo con Simone, con Paolo. Dai, andatevene pure voi, così chiudiamo. No, dai, che 10 minuti e le 11 e mezza chiudiamo. Ci dispiace un sì. Po' per le fattezze bruttissime di questa live, ma è dipeso purtroppo poco da noi. Dico purtroppo perché dipendesse da noi, la prossima volta avremmo risolto. Vai pure avanti. Sì, The Outer Worlds, che verrà presentato penso con un nuovo gameplay e che comunque sembra un misto tra Borderlands e Fallout. Io non sono particolarmente interessato, non mi piace molto lo stile, l'estetica del gioco, ma forse potrebbe conquistarmi con un gameplay definitivo, cioè un gameplay nuovo mostrato adesso, queste tre. Però so che Eric è molto interessato al gioco.
giusto? Non stavo ascoltando, però ripeti tu. The Other Wars. Sì, cosa? Sei interessato a qualcosa da dire? Sì, cioè, sì, io scusatemi, sì, assolutamente sì. Sono 6-7 mesi che dico che sono interessato al gioco, ma l'esclusività Epic mi fa tentennare un po'. Ah, è vero, c'è anche qui l'esclusività della Epic, è vero. E Ghost Recon Endgame. No, Ghost Recon Breakpoint, che però sembra molto interessante. Io ho visto il gameplay e non è male, potrebbe essere un bel gioco da co-op effettivamente. Ah, guarda, con la fortuna che abbiamo noi. Con la fortuna che abbiamo noi, esploderai tutto il gioco. Vabbè, ma una volta però proviamo solo l'unico problema di The Division, effettivamente, che mi sa che esplode anche il PC di Eric, non ce la fa gestire. Sì, esatto. Però, vabbè, una volta magari proviamo quello. E potremo rivedere Starfield e... Sì, rivedere, come se si fosse visto. Sì, infatti, rivedere. Rivedere una comparsa di Starfield. Insieme a... Cioè, annunciato così a caso. E del The Scrolls 6, perché sembra che qui siamo tra il bilico tra Next Gen, col bilico tra Next Gen e Current Gen, e di capire cosa possa essere effettivamente mostrato e cosa no. Già ci fa, non storce il naso, ma ci dice, diciamo, un po' boh, ha un Halo Infinite mostrato nella sua versione Next Gen, e quindi con una sorta di Xbox Scarlet sotto che lo fa girare. Tra l'altro simile Xbox Card, cosa vuol dire? Più potente, meno potente? Vedremo un trailer stile Anthem. Vedremo una versione mid-gen, cross-gen. E invece Starfield è stato dichiarato già come se fosse un next-gen. Sì, ma anche del The Scrolls 6 un po'. Sicuramente. Se non si può capire Bethesda, cioè cosa vuole fare dopo veramente si fa l'evento tra Fallout 76 e Rage 2. Cioè, regione, dico, guarda, abbiamo questi giochi che usciranno un giorno. Skyrim del 2011 non è più uscito del The Scrolls, è nel 2019. Cioè, non so, vorrei capire un po'. A parte, vabbè, del The Scrolls Online, per carità, quello in effetti sì, è stato super supportato e ha anche grande successo. Però veramente, diversamente, non... Mi chiedo che mosse abbia, che assi nella manica possa tirar fuori, perché... E c'è la possibilità, questi qua sono possibilità e non confermati, non dovrebbero essere confermati, sì, i potenziali, di vedere un potenziale, ripeto, Resident Evil 8. C'è la possibilità che ci sia. Una volta che la mia vita è bassissima con questo personaggio, come faccio ad alzarla, scusate? Hai mangiato qualcosa? Con RB? No, quella proprio la forse. Però se vai nella casa, vai al deposito di cibo, in casa. Al deposito di cibo. Sì, sì, sì. Qua dietro, dici? Prendi qua c'è la cucina, usa cucina. Gestisci? Ah, usa cucina. No, gestisci? Prenditi qualcosa di cibo da cena. Ma nel ok. Qua, 4? Ok, dovresti averlo adesso. Sì, ho uno zaino in spalla. Prova a aprire l'inventario. Giù. No, ecco, no. Quindi... No, non puoi. Andiamo in cucina, dai. Annunciano God of War 2 e spacchiamo tutto. Vabbè, no, God of War lo state of play è puro... Ma a parte che non c'è uno state of play, ma è puro follia. Puro follia. Questo è puro Tote 3, dai. No, sì. God of War 2 però non... Ma dai, prossimo anno secondo me... Ho la pressione di quest'anno, magari, se la fanno. Chiedo, magari, proprio in chiusura, visto che mancano 5 minuti. In chiusura, un Metroid Prime 4? Non credo, è stato cancellato un po' presto, da zero pochi mesi fa alla fine. Mi piacerebbe moltissimo, ma lo trovo improbabile, assolutamente. Più Bayonetta 3 forse, quasi al 90%. Sì. Dai. No, io 90% un po' troppo per Nintendo. 50% dai, ritengo. Io non potremmo vedere questo personaggio. Potremmo vedere effettivamente Skull and Bones, finalmente, il gioco della Ubisoft, simile a Sea of Thieves. Lo scopriremo solo fra qualche giorno. E niente, questi qui comunque sono alla fine i principali tra i potenziali e i confermati delle tre. Se usi cucina quindi non ti cura? Ah no, però... No, ma non, se non... Sì, cucino, ma fa durare di più le scorte di cibo. Non... Ah, ok. L'inviato? Sì, mi pare che è stato l'inviato Skull and Bones, però... Se l'ho rinviato, sicuramente è stato silenzio stampa. Hanno dovuto rifinire qualcosa, probabilmente. Ripristina la salute, curioso. Scusa, le pende però, ripristina salute. Ma no, ma solamente bende, per curarsi. Cioè, non vedi, faccio così? No, vedi, non...
Ti è venuto RB. No, quindi qual è che ti manca di cose la striscia rossa? La striscia rossa, allora, le bende le puoi utilizzare per recuperare vita di danni leggeri appena subiti. A me manca proprio la barra della vita, cioè è danno permanente. Ah, vuoi dire che forse il danno permanente è il danno permanente? E ti muore il personaggio? Può essere, effettivamente. Magari può c'è essere. Qualche modo più avanti per effettivamente... L'infermeria, penso, magari potrebbe... L'infermeria sicuramente. Perché l'infermeria adesso c'è solamente per l'infezione, capito? Come secondo me sì, ti fa magari crescere. Ma è figo. C'è un sacco di cose interessanti come questo. Però... Aiuto medico. Vabbè, comunque un po' di scorte. Ah, ok, aiuto medico con l'infermeria, perfetto. Ah, ok, fatto. Un po' di scorte te l'ho messo. Grazie. Direi che con Eric curato possiamo magari andare in chiusura, visto che allora, sono in mezzo. Esatto, ora sono in mezzo. Ci scusiamo per i mille disagi, però ancora, cioè, è una cosa incredibile. Oggi è stato veramente... L'apice di tutto. Cioè, qualsiasi cosa potesse non funzionare, non ha funzionato. Matt è morto. E confermato, tra l'altro, anche scritto sulla live. E niente, ragazzi, ci fa piacere. Siete rimasti fino a qua lo stesso, i pochi di voi che siete in questi test live. Cerchiamo di migliorare ancora un pochino questo settaggio. Vediamo di evitare questi problemi. Vediamo, State of Decay cosa faremo, non lo so. Se questi problemi nel creare la partita non dipendono da noi, ma dall'infrastruttura. Quindi credo che lo dropperemo pesantemente. Infrastrutture di Microsoft è grandissimo. Non capisco, sinceramente. Ragazzi, prossimo Rocket League, basta. Io punto tantissimo a Rocket League, assolutamente, per me. Top Rocket League. A parte il fatto che non so se settimana prossima faremo live, non credo proprio. No. Probabilmente quindi fra due settimane. Fra due settimane. Sì, vi avvisiamo che... Grazie Simone. È il mio compleanno, incredibile. 19? Sì. Il compleanno, quindi niente live. 18 è il mio compleanno. Ringraziamo Simone per la comprensione. Simone, tu sei mancato i primi 20 minuti della live. Sono stati un disagio unico. Cioè, non si riusciva a generare la partita. Crashava Mattia, Ale fermo. C'è una roba. Incredibile. Ringraziamo. ringraziamo Simone per il supporto comunque. Sì. E ringraziamo anche tutti gli altri che sono rimasti fino a qua. Sono i 30, quindi direi che possiamo salutarci. Questa live comunque, che contenuto, questa live la carichiamo lo stesso, fa parte del percorso del test live. E va bene, dai, ci vediamo tra due settimane, portiamo qualcosa di più immediato. Esatto. Magari vediamo di pensare appunto di portare qualcosa di un po' più immediato, un po' più facile per muoversi. Sì, un po' più cheap. Dai. Esatto. Sì, un gioco così effettivamente bisogna magari giocarlo veramente parecchie ore prima. Sì, non mi aspettavo fosse così complesso dal punto di vista delle statistiche gestionali, sinceramente. Invece c'è proprio da stare dietro a tutti i valori, eccetera, farlo in live così le prime volte senza sapere esattamente cosa stai facendo è un casino. Però devo dire che mi ha lasciato, giocandolo, mi ha lasciato la voglia di ripartire da zero. Quindi magari quest'estate, prima che finisca il Game Pass, l'abbonamento... Magari faccio qualche ora da solo e lo riporto, però in maniera un po' più consapevole, facendo vedere un po' di robe fighe. Che un po' più fare. Conscious. Esatto. Va bene, dai. Ci salutiamo, ragazzi. E ci si becca sul gruppo Telegram. Ciao a tutti. Ciao. Come si spegne sta merda? Ma no, devo spegnerla io, cioè. Ciao a tutti.